Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Sul caso Gregoretti, la Lega sbarca a Catania con Salvini. Venerdì ci sarà la cena dei 500. A Catania la macchina organizzativa della Lega è arrivata. Nella città etnea, per 2 giorni farà da palcoscenico agli eventi dei salviniani, arrivati da tutta Italia per dare un aiuto a Matteo Salvini con la loro presenza. Quindi non solo i leghisti in arrivo dalla Sicilia, ma da tutta Italia. Saranno presenti anche i parlamentari, i deputati, i consiglieri regionali della Lega in tutta Italia. I convegni sono 9. Ci sono pranzi, punti di ristoro con il clou della cena dei 500 venerdì sera con il leader Salvini. Il tutto in attesa della manifestazione di sabato al Porto, quando l'ex ministro dell'Interno sarà uscito dal tribunale al termine dell'udienza preliminare sul caso Gregoretti. Alle 9:30 del mattino Matteo Salvini sarà davanti al GUP, giudice udienze preliminari, che dovrà decidere se aprire il processo o archiviare il tutto. Un giudice terzo non fa parte né dell'accusa né del collegio giudice giudicante. Dirigenti del partito arrivati a Catania sono tanti, ci sono anche tutti i big in campo, è arrivato anche Giorgetti, il capogruppo di Senato e Camera, Romeo e Molinari, i responsabili del dipartimento come Centinaio, Bagnai, Borgonzoni, Rixi, Molteni, Borghi. Tra i parlamentari sono già oltre 100 le registrazioni fatte dallo staff per il soggiorno a Catania. Una ventina di europarlamentari previsti e ancora un centinaio di dirigenti locali. Un totale per il primo giorno di lavori che conta circa 300 presenti, considerando anche i consiglieri regionali. Per i dibattiti sono attesi grandi numeri. Per le norme sulla sicurezza nelle sale, gli incontri sono a tema, sono allestiti negli spazi della nuova dogana, che prevedono un tetto di 400 ingressi dei partecipanti ai lavori. Militanti, cittadini ascolteranno i leghisti a convegno sui temi caldi del momento, dal ponte sullo stretto, i migranti, sicurezza, giustizia, tra i temi trattati. Ci sono 9 convegni previsti tra oggi e domani, 200 posti a ridosso del palco, mentre in una sala attigua con maxi monitor oltre 200. Tutti i partecipanti si sono già registrati online, dove è presente anche una lista di attesa se dovessero liberarsi delle prenotazioni. In tutto saranno riempiti gli spazi nella struttura con 3.600 posti tra oggi e domani. Poi c'è il clou, l'evento clou, la cena di domani. Nelle sale della Dogana Nuova si allestiranno 2 zone, la prima riservata alla pizzata dei circa 300 giovani salviniani arrivati in Sicilia in pullman e aereo, guidati da Luca Toccalini, responsabile degli ex giovani padani. Più lì vicino ci sarà anche la cena dei 500, con tavoli da 8 dove saranno presenti tutti i big della Lega, il segretario Salvini e tanti militanti che entreranno esibendo un codice QR personalizzato con la destinazione del posto a sedere. Saranno loro a far sentire vicinanza a Salvini, che l'indomani sarà davanti al GUP a Catania. Ma rimanendo sempre in tema salviniano, leghista, Salvini dice: diamo l'idea di un futuro e di un progresso all'Italia. Noi stiamo parlando di ambiente, dice, di lavoro, di cultura, di scuola, di turismo. Turismo di gente che paga e non che sbarca, dice a San Giovanni la Punta nel Catanese, il leader della Lega, Matteo Salvini. Noi con i nostri dibattiti, dice, stiamo dando un'idea di futuro e di progresso all'Italia, mentre altri smontano, noi costruiamo. Sabato mattina poi sarò in tribunale, come ogni normale cittadino. Sugli altri smontano si riferisce a chi sta cercando di cancellare i decreti sicurezza di Matteo Salvini, che
funzionavano molto bene, questo bisogna dirlo. Intanto sui migranti, Baraventano della Lega dice: il governo traffica carne umana. Dice: io voglio essere più cattiva dei nostri colleghi deputati, voglio dire una cosa. Noi in questo momento abbiamo un governo che traffica carne umana, lo dico ad alta voce. Noi non abbiamo i mezzi per fare accoglienza. Lampedusa è in pericolo, il paese è in pericolo. Il governo vuole smontare tutto il decreto sicurezza di Matteo Salvini perché, essendo complice di chi traffica carne umana, ha bisogno di continuare a trafficare questi clandestini, lo dice Angela Maraventano, già senatrice della Lega ed ex sindaco di Lampedusa, ospite di un dibattito a Catania sul tema immigrazione clandestina e difesa della sicurezza dell'Italia. Ma non è che qualcuno sta reclutando delle persone, dice la Maraventano, perché se arrivano tutti i giorni tunisini che stanno bene fisicamente, vogliono evidentemente reclutare queste persone per fare un danno al nostro paese. Io posso dire, dice, queste cose perché le vivo quotidianamente, conosco ogni singolo tunisino che sbarca a Lampedusa. È tutta gente che è stata reclutata e viene nel nostro paese, non si sa a fare che cosa, ma certo che non vanno a raccogliere pomodori e zucchine, ve lo posso assicurare. A Lampedusa serve un ufficio europeo perché non possiamo essere lasciati soli. Certo che quando dice io li conosco uno per uno perché scendono a Lampedusa e vi posso assicurare che non vanno a raccogliere zucchine e pomodori, è abbastanza inquietante, inquietante. Lei dice qualcuno li sta reclutando. Mentre sul caso Gregoretti Salvini dice se Conte sapeva, dice ma certo, quella della Gregoretti è stata una delle 30 volte navi militari, mercantili, navi tedesche, francesi, olandesi, svedesi. Il procedimento era sempre questo: si controlla chi c'è a bordo, si fanno sbarcare donne incinte, bambini e malati, si mandano a bordo i medici. Così Matteo Salvini ai microfoni di Rete4 a diritto e rovescio a proposito del processo di Catania. Io sono persona di parola, mai nella vita potrei dire che Conte e Di Maio, quando erano al governo con me, facevano cose di nascosto. Finché la Lega era al governo, dicevano viva Salvini, adesso che sono al governo con Renzi e Zingaretti dicono abbasso Salvini. Certo che dietro quell'abbasso Salvini c'è anche la volontà di farlo fuori politicamente, facendolo imprigionare. Beh, è un po' diverso. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, iscrizione gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate gli stessi video presenti in YouTube e siamo anche nell'altro canale Tele Italia Seconda Rete. Grazie e arrivederci.